Siamo qui con Dutto, da poco finito il derby con il Cuneo, oggi per voi una sconfitta, che partita hai visto? Io penso che la partita che ho visto io sia quella che hanno visto tutti, nel senso che è stato un peccato che potesse essere una partita sicuramente più divertente e equilibrata, poi era un peccato perché veramente c'erano le tribune piene, c'era tanta gente e spiace che poi sia stata un po' rovinata dopo l'episodio iniziale, che poi io penso che almeno dopo un punto di vista, poi ho parlato anche con un diretto interessato, ha anticipato l'attaccante, quindi nel rimpallo del contrasto poi è stata presa questa decisione. Comunque accettiamo quello che ha detto il campo e evidentemente sono servite le lamentele che ho sentito le scorse settimane, per cui hanno avuto degli episodi contro in casa e stavolta a favore. Pace, accettiamo una partita, accettiamo com'è andata, recuperiamo le forze, ripartiamo con la rincorsa al primo posto che rimane sempre il nostro obiettivo. Penso che siamo una squadra attrezzata e io credo di non aver visto nulla di superiore oggi a noi, quindi andiamo avanti per la nostra strada convinti che stiamo facendo bene. Ecco, subito dopo l'espulsione comunque avete avuto una buona reazione, avete subito segnato, quindi qualcosa di buono c'è stato. Abbiamo segnato, abbiamo avuto altre due mezze occasioni, è chiaro che dopo l'espulsione uno deve un attimo riorganizzarsi, quindi c'è stato anche, forse loro hanno preso in mano più il gioco, in realtà poi andavano avanti comunque. Sì, buone azioni, ma grossi pericoli il primo tempo non sono stati fatti da parte loro, quindi eravamo ben messi. Poi è chiaro che hanno trovato due gol con due belle iniziative, ma detto questo eravamo pienamente in partita, l'abbiamo dimostrato fino all'ultimo. Comunque in 10 alla fine abbiamo avuto ancora due e mezzo occasioni che si poteva anche riacciuffare la partita. Però, ripeto, purtroppo si parla di calcio, ma una partita che forse all'inizio è stata condizionata troppo per quello che poi si è rivelata. Ecco, prossime gare con che testa? Ma con la testa che avevamo oggi, nel senso la testa di entrare in campo e vincere tutte le partite, perché siamo stati una squadra che è stata creata per andare in campo e vincere e ha come obiettivo di arrivare davanti, perciò ci proviamo. Ripeto, non è questa sconfitta che cambia le nostre ambizioni, anzi, finora tutte le squadre contro cui abbiamo giocato non abbiamo visto nessuna più forte di noi, perciò non ci sono problemi, andiamo avanti. Sono convinto che a fine anno arriveremo a una buona posizione in classifica.